Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi scopriremo insieme le caratteristiche del cane Basenji. Prima di iniziare però, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Vuoi vedere altre razze particolari? Allora scrivilo nei commenti e saremo felici di portarti un episodio dedicato. Lo stesso nome Basenji denota la sua provenienza, ovvero il Congo, dove ancora oggi è una delle razze più diffuse e dove viene impiegata come cane da guardia o da caccia. Le sue origini sono comunque molto antiche, in quanto facendo un salto nel passato possiamo vedere sui graffiti egizi le immagini di proprio lui, il Basenji. Per quanto riguarda la sua diffusione in Italia ed in Europa, questa è stata molto limitata, rendendolo quindi un cane conosciuto veramente da pochissime persone o da esperti nel settore. Parlando della sua corporatura, gli standard di razza prevedono un'altezza nel maschio di 43 cm e un peso ideale di 11 kg, mentre per le femmine la statura è di 40 cm e un peso ideale di 9,5 kg. Un altro standard identificativo della razza sono le rughe intorno agli occhi, le quali sono molto evidenti e sono diventate un vero e proprio tratto distintivo. È un amico a quattro zampe molto giocherellone e attivo, non sopporta la noia ed è sempre a caccia di nuovi stimoli. Se stai valutando di prendere un Basenji, ricorda di tenere assolutamente a mente questo aspetto, in quanto non sarà da sottovalutare. Infatti, anche per quanto riguarda la solitudine, se lasciato troppo tempo da solo, finisce per diventare vendicativo e commettere qualche dispetto per fartela pagare. Il Basenji ama la compagnia, ha bisogno di stare sempre o quasi con qualcuno e di non essere mai trascurato. È un grande giocherellone, con un'enorme quantità di energia da spendere. Ama tenere tutto sotto controllo ed è un vero e proprio guardiano. Quando può, infatti, sceglie i posti più alti in casa, come sedie o divani, e ama posizionarsi lì proprio per monitorare gli spostamenti. Vorremmo svelarti anche una curiosità sul Basenji. Prima di farlo però, assicurati di iscriverti al canale e lasciare un bel like. Forse non lo sai, ma con questa razza è importante non diventare troppo permissivi. Come abbiamo già capito, il Basenji è molto furbo e anche intelligente. Quindi, quando capirai di avere a che fare con un padrone bonaccione, finirà per non ascoltare più e fare ciò che preferisce. Per quanto riguarda invece il suo abbaio, solitamente non è portato ad abbaiare ogni momento, ma a farlo solamente in presenza di reali problemi o minacce. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità sulla razza importante, forte ed anche affettuosa del Basenji. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze della razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo le prossime razze che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto. Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondo Cani è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!